Sono i 27, vai, prima di bagagliai, buongiorno signorina. Oh, signorina, lei non deve salire, ok. Vai. Ah, passeggero non valido. Male io ho fatto. A posto, signore, se si gira le controllo il biglietto. Signore, vai, Mademburg, vai. Signorina. Ma lei non deve salire. Lei. Mi pare che qua non ci andiamo. Dunque, a controllare. E infatti qua non ci andiamo. E lei ha sbagliato bus. Perché il nostro arrivo finale è alle 20:45. 20. No, non ci andiamo qua. Che schifo. Che schifo. Se tu sbagli bus non è colpa nostra. Che schifo. Vai, ti accetto. Signore, qua. Elevati. Signorina. Vai, lei, signorina, vai. Signori, vai. Scompari a posto. Signori, vai. Questo. Sali, muoviti. Questo, sali. A posto? A posto, dovremmo aver fatto tutti i passeggeri. Adesso qua doveva scendere qualcuno. No, a posto, scendo tutto dal capolinea. A posto. Fatemi vedere se ho chiuso tutto. A posto, possiamo andare. Ciao signori. Comunque qua fatemi richiudere la porta. Qua siete tutti belli e accomodati, seduti. Dunque, a posto, che dobbiamo partire. Ai. Ah, 27, siamo già in ritardo. Vai. E dobbiamo arrivare alle 20 e 55 a Medbury, la fine tratta praticamente, la fine della tratta. A Medbury praticamente finiamo questa tratta di Itabus che ha portato tutti voi in giro per la Germania. Adesso ci fermiamo. Ci aspetta dove qua. E dopo si va su Train Sim World. Wow. Vai. Qua voltiamo. A posto. Qua sempre dritto, no, ma noi non rispettiamo i semafori, che se ne frega, vai. Pochi semafori rispettiamo, è meglio la tratta durerà, forse. Se non ci incidentiamo prima, naturalmente. Ok, mettiamo in piedi un po' così. Vai! Andate, camminate! Oh, porca vacca! Piccolo incidente! Ti sei rotto l'unghia! Visse. Doff! Oh, porca vacca! Oh, fermo, fermo, fermo. Vai indietro, 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 su. Come faccio ad andare indietro? Indietro non ci va. Oh, sì. A posto. Ok.
A posto, ragazzi. Vai, stiamo già in giro da mezz'ora per la Germania. Adesso stiamo andando a Medburg, l'ultimo capolinea di questa Itabus. E niente, qua non ci riusciamo proprio a muovere dalla città. Ci mette praticamente solo un'ora senza traffico ad arrivare a Medburg. Però, dato che contando che non riusciamo ad uscire dalla città, è un po' difficile. Comunque. Dopo, come ho detto, porterò Train Sim World 3. Sì, Train Sim World 3, avete capito bene? Già uno spettatore se n'è andato, perché gli possiamo mettere schifo. Senti. Se buonanotte, sente. Dunque, volevo dire. Volevo dire. Ciao bello. Ah, posso, non c'era bisogno di farlo. Vabbè, senti, se lei rimane in rosso, vado qua a far benzina. Sì, proprio ora fa benzina, esatto. Veicolo fuori strada. Ma... scusami, noi siamo stati a benzinare, non vedi? Dove potrò mai essere? E perché va soprattutto così piano? Perché? Ok, gliela non so cosa gli era successo al bus. Gli era preso un attacco. A posto, ragazzi, noi sempre dritto andiamo. E niente, in questo viaggetto vi ho accompagnato un po' in giro per la Germania. Adesso arriveremo a Medburg alle 20:40 a 55. Adesso qua vado un po' veloce, ma vado a recuperare un po' i minuti persi. Adesso sto già recuperando un po' di minuti persi alla città. Quando sei dentro la città perdi un sacco di minuti. Ma un sacco, col traffico, con tutto. Ferna. Vedete, già se non andavo veloce adesso. Vedete? Già non arrivavo a questo punto. Vai. Che abbaglione del sole che c'è qua. Oddio. Dunque. Un altro collega della Flixbus. Ma io so oggi sono di Itabus, non di Flixbus. Oddio, vai, vai, vai. Medemburg. Andare sulla seconda corsia. Sì. Medemburg, dobbiamo già uscire. 500 metri, siamo già arrivati alla città. Circa. Sì. 500 metri, sì. Ora posso pure andare su questa corsia. Piccolo incidente, che chiasso. Fate più casino. Via. Freno. E vai, si parte.
Arrivo alle 20:55, mi sa che ne arriviamo prima delle R 20. Piccolo incidente ancora. Vabbè. Sono io che prendo con tre i murettini, dunque. Per controllare la chat prendo con tre i murettini. Hogar 3, così detti R 3, ragazzi, Dunque. Qua stiamo mantenendo una velocità piuttosto stabile. Gli occhi della SCS sempre belli sono. Nella SCS buonanotte della TML. La TML Studios sono sempre belli, gli occhi della TML Studios, eh. Prossimamente poi porterò anche Co-Hachion Construction Simulator. Ah, a 101 km all'ora possiamo andare belli che spediti verso la destinazione finale che è Medburg. Ah, ecco il sole che ci abbaia in faccia. Che abbaia in faccia, scusatemi perché il sole non è anche che abbaia. E noi proseguiamo verso Medburg. Medburg. Ci sono i chilometri mancanti. Ci mancano 101 km alla città di Medburg. 130. E ovviamente noi le faremo. Guarda, qua è molto lontana la città di Medburg. Piccolo incidente. Cos'è stata? È stata una macchina che è venuta contro di noi. Naturalmente. Questo appunto, quello di Flixbus che c'era dietro, è quello che avete visto alla mod di RTS2 stamattina, che gli altri non riuscivano ad entrare nel convoglio, ragazzi. E questo qua è proprio il simulatore di Flixbus, appunto, di questi lunghi viaggi, di questi coach. È anche il simulatore di autobus urbani, ragazzi. Non ve lo nascondo che ho anche quello. Però naturalmente giuro di portare questo. Che mi son detto, c'hanno due conti, o quello o questo. Mi son detto questo, pensavo che mi portava più spettatori. E invece non me ne ha portati nessuno in più. Perché questo gioco è drasticamente basso. Cioè, sì, questa qua mi sa che è l'ultima volta che lo porto sto gioco in live. Perché basta, poi c'è basta. Però non lo porto più in live perché vedo che non vi piace, non attira troppo l'attenzione. E niente, quindi porterò altri giochi come tipo ETS, che lo porterò più frequentemente, e altri giochi così del cavolo. Siamo altri giochi così. Giochi della TML Studios, questo non lo porterò più dato che mi va male. Poi di un gioco che va male naturalmente non si porta. Ho accetto qualche raro caso di Rado, che Capitana Life così improvvisata. Allora ve lo porto. Cioè ve lo... Sì, appunto, ve lo trasmetto in live. E anche oggi stiamo facendo un viaggetto. Prima l'abbiamo fatto in Germania su ETS, ma lo stiamo facendo su Fairbus. Prima poi stamattina se andate a vedere la live, l'abbiamo fatto su su ETS la live. E appunto siamo andati da Milano a Stoccarda. Quindi abbiamo attraversato la Germania e abbiamo visto Stoccarda. Qua purtroppo non ci riesco ad andare a Stoccarda perché ho fatto sto tragitto breve. Appunto breve, per far durarvi poco sto viaggio. Cioè, anche se a voi, non so se vi piace tanto.
Secondo me no, perché dato che non mi porta molti spettatori, mi sa che non vi piace. Dunque, fermo qua. Là c'è scritto stop polizei, ma dove c'è scritto? Ma si decide fa male la polizia. Quindi stop polizei. Ma posso superare sto cartello? Ok, stop polizei. Però prima di buttarmi fuori dalla strada. Vai. Ora mi puoi buttare fuori. Vai, piccolo incidente. Ecco perché dovrei essere lasciato. Sì, lasciatevi la cintura di sicurezza. Eppure ci vogliono incontrare lì qua anche la polizia. Polizei, stai calmo, polizei, polizei. E nel frattempo faccio anche. Posso, senza che mi fermo? A posto. Patente di guida ce l'ho. Documentazione del veicolo ce l'ho. Le luci accese ce le ho. Triangolo dell'emergenza ce l'ho. Giletto riflettente ce l'ho. E ma vediamo i passeggeri con la cintura. Quanti ce n'hanno e quanti no. 18. Oh, tutti bravi, tachigrafo. È tutto a posto. Continuiamo. Vai, continua. Signori, vi faccio un po' sgranchire le gambe. Dunque, sì, si trova il nostro parcheggio, che è qua. Vai. Vai, dunque. Dunque, dove spengo il motore? Allora qua. Mettiamo così. E ma il motore lo spegniamo con i. Con. Che l'ho acceso il motore? Con G, con F, B. Con K? Con L? Ah, con L accendi. Con K. Dunque, mi serve spegnere.